Salve Monica Barbiero, intanto congratulazioni per la sua nomina. Allora, un commento su come è andata questa campagna elettorale e questa vittoria. Grazie innanzitutto. Beh, è stata un'esperienza importante, coinvolgente, che mi ha fatto sentire ancora più vicina al mio paese. È andata bene, abbiamo dovuto fare il ballottaggio, questo però no, ha rinforzato, diciamo, e quindi sono arrivato a un 68%, che ritengo sia una bellissima percentuale che mi dà energia e forza, ecco. Beh, storicamente a Martellago non c'è mai stato un sindaco donna. No, sono la prima sindaco donna, sì. E vado nella zona, c'è Maria Rosa Pavanello di Mirano, e quindi adesso siamo in due nella nostra zona. Questa è oltretutto una sindaca che conosco bene, che apprezzo molto, e quindi sono contenta di essere già, diciamo, in bella compagnia con lei. Senta, la domanda di rito l'ho fatta anche al sindaco di San Donà di Piave: cosa farà nei primi 100 giorni? Beh, io ho già detto che la prima cosa che voglio fare, che sto già, diciamo, facendo, è andare a salutare gli uffici, ma poi a incontrarli per capire la realtà del mio paese attraverso gli uffici, perché sono loro che hanno la situazione sotto mano. Ma c'è. Sì, mi dica. Poi quello che vorrò fare, ecco, che ho già detto, diciamo le cose pratiche che potrò fare, vorrei riuscire ad aprire questi due centri di studio per gli studenti, per i giovani di Martellago e di Olmo, perché noi abbiamo una bellissima biblioteca e una zona studio molto ben curata a Maerne, ma diciamo che mancava in questi due centri. Gli spazi ci sono, bisogna sistemarli, arredarli in modo che i ragazzi possano incontrarsi e studiare, Ecco, insomma, ecco, questa è una cosa. ma c'è un'emergenza così che lei avverte e sulla quale vorrebbe intervenire subito? L'emergenza, come penso sia dappertutto, è legata al sociale. Problemi di sfratti, problemi di famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Sono in un comune dove già molto è stato fatto, dobbiamo continuare perché l'emergenza è continua, credo che è già oggi sul mio tavolo di neo sindaco. Questa sarà la cosa sulla quale cercheremo di lavorare subito, in accordo con l'ufficio, con le Caritas parrocchiali che hanno sempre dato un grande contributo di lavoro alle associazioni legate al sociale. Ecco, questa è l'emergenza.